L'ex ministro Ignazio La Russa ad Augusta, città del Mediterraneo, sede di Mare Sicilia, è la base più importante dell'operazione Mare Nostrum. Però Ignazio La Russa è fervidamente contrario a questa operazione Mare Nostrum. Vogliamo spiegare perché? Sì, noi siamo contrari alla politica per l'immigrazione di questo governo, peraltro anche dei precedenti. Ricordo che l'ultimo governo di centrodestra riuscì a fermare le partenze, non gli sbarchi, affidando, a seguito di accordi con i paesi africani, affidando le nostre motovedette a forze della Libia, per esempio, ma non solo, che intercettavano i barconi subito appena partiti e li riportavano nel luogo di partenza. Lei ha fatto una proposta di riguardare le motovedette proprio da affidare. Io dico che la stessa, non potendo più affidare motovedette ad altre, io immagino una missione internazionale che intercetti alla partenza i barconi, impedisca così che corrano il pericolo di morte nella traversata, e più ne partono, più li incoraggiamo a partire, più ne muoiono, per quanto noi se ne possa salvare tanti, ce ne saranno sempre di più che troveranno la morte nel mare, e ce ne saranno sempre comunque di più che sbarcano in Sicilia e si creano problemi loro stessi, perché non troveranno quel paese dei Bengodi che sognavano, che magari che hanno visto nei caroselli televisivi pubblicitari, e creano problemi agli italiani. Io sto assistendo a Siracusa a episodi, a racconti veramente raccapriccianti del disagio di una parte almeno della popolazione, non solo di Augusta, a cui questa situazione li sottopone. Poi lei è siciliano di origine, no? Di Ragalna, se la memoria non mi inganna. No, abito in estate un piccolo periodo a Ragalna, ma non sono nato a Ragalna, sono nato a Paternò per l'esattezza. Ah. E credo che sia giunto il momento di uscire dal politically correct. Bisogna smettere assolutamente di pensare che l'accoglienza sia la soluzione. Bisogna fare accoglienza. Quando arrivano qui, per carità, nessuno è ospitale come i siciliani, ma bisogna fare in modo che non partano più, che non arrivino in così tanti da non poter noi sviluppare quell'accoglienza che è tipica dei siciliani, altrimenti sarà un danno per loro e un danno per noi. Questo governo spende più di 4 milioni al giorno per accoglierli, 4 milioni al giorno. Soldi italiani o soldi anche europei? No, soldi solo italiani, l'Europa non ci aiuta. Con questi soldi possiamo andare a costruirgli degli alberghi in Libia e fare in modo che non partano, il centro d'accoglienza, anziché in Italia, si facciano lì con metà spesa. E gli europei in questo caso come ci aiutano? Non ci aiutano, è per questo che durante le elezioni europee siamo stati contro coloro che pensano che questa Europa sia la panacea. Questa Europa è egoista, questa Europa pensa solo alla finanza, alle banche, ai grandi interessi della Germania e dei paesi ricchi, e lascia l'Italia, che paga profumatamente l'Europa, sola in questi casi. Contro questo Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, fa partire una grande mobilitazione che parte oggi da Augusta, ma che durerà tutto agosto in Sicilia e si svilupperà nel resto d'Italia a partire da settembre.